E signori, capitolo 5, Londra sotterranea, Uncharted 3. Se non più antiche. Partiamo già con un puzzle qui. Questa roba è rimasta qui. Mezzo enigma? Ci sta. Questo va spostato? Non ancora. Partiamo già col botto, eh. Forse ce la facciamo da qui. No. Non c'è verso di spostarla. Non credo. Aspetta. C'è un contrappeso lassù. Sembra bloccato. E mo va sbloccato, no? Qualcuno dovrebbe salire e provare a sbloccarlo. Bella idea. A chi tocca? A Nate. Merda. Beh, non mi dai il punto di inizio. Forse no, non mi dà neanche quello. E invece sì, buono. Ciao. Ci si vede lassù. Vabbè, più easy di quel che pensassi, raga. Sinistra. Devi mettere dentro, bravo. Dovrebbe andare. Io non ci rimarrei incollato lì. Ci siamo. Ci sei? Sì, sì, con calma. Adesso torna giù e Nathan si attacca il cazzo. Ah no, beh, c'è la soluzione più semplice, buona. Che razza di posto è questo? Oh, buono. Ah, merda, state giù! Posso sparare da qui? No. Buono. Che occhio. Grazie per il supporto. Ehi. Bene. Ho l'auto di Marlo. Ok. Da qui in avanti, niente pistole. Ma se sono silenziate. Ok. Gira. Giro, giro, tondo. Sei un po' rotondo. Tipo io. Sono un po' rotondo. Body shaming da solo. Ok, giù, giù, giù. E giù. Amico, dobbiamo aver sbagliato strada. Già, non è King's Cross. Non muovetevi. King's Crossing, madonna. Eh sì, uccide con lo stealth, ragazzi. Oh, ben fatto, amico. Sì, parfe. Ma che accidente? C'è un faro. Mai visto nulla di simile. Sembrerebbe una stazione ferroviaria. Bisogna andare avanti. Ma deve avere almeno 200 anni. Miseria, quando pensi che è più assurda non possa essere. La chiesa. Eh sì. Convertita in stazione. Eliminali in silenzio. Ok, una testa e buona. Easy peasy. Così si fa, ragazzi. Coraggio, devono essere passati di qua. Sempre più assurdo. Wow, muratura in pietra. Sembra Tudor. Sì. Addirittura ti avvegli della pietra? Ok, e... dritto? Forse sinistra, no, le scale. Ok. Questo gioco ha un solo difetto, che non puoi correre. Corri che basta. Che fastidio. Dio che fastidio. Però mi si ferma il battito. E c'è la cazzina. No, 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 no. Davvero. Chi è questa gente?
Non mi interessano le tue scuse. È una mina vagante, avresti dovuto saperlo. Sì, è deplorevole. Ma non deplorevole, è negligenza. Il tuo errore di valutazione avrebbe potuto costarci caro. 400 anni di ricerche. Finalmente. Per un anello falso. Il segreto di Drake sarà rivelato. Chissà perché siamo arrivati in tempo, raga. Ops. Che cos'è questo? Non capisco. È un falso. Cosa? Non è possibile, ho controllato di persona. Non è l'anello. Ah, davvero? Lo aveva in mano. L'ho visto metterselo al collo. Non ha alcun senso. Ah, siamo stati raggirati. Cutter. Voi restate di guardia, occhi aperti. Potrebbero averci seguiti. Voi. Esatto. Trovateli e portatemi l'anello. Non mi importa come, prendetelo. E invece non lo avrai. Chi ci va? Ok. Boom. Questo mi mancava, ma è molto efficace. E questo si riprende da Uncharted 2. Hanno messo in piedi una bella attività qui. Già. C'è più nessun altro perché ha parlato, quindi buona. Cosa c'è da analizzare? La porta. La porta non si apre. Ah, ok. Guarda quanta roba. È enorme sto ragno. Concentrati, non abbiamo molto tempo. Sì. Però hanno lasciato lì il tesoro. Ma che stai... Mio Dio, lo sai cos'è questo? È un libro, qui è pieno, siamo in una biblioteca. Non è solamente un libro, Saputello. Era di T.E. Lawrence. Sai Lawrence d'Arabia? Sì, lo conosco. Fu spedito dal Dorset il giorno del suo... Lawrence d'Arabica. Il 13 maggio. Il quadernino dell'Esselunga. Ucciso loro. Muoio, ragazzi. Loro? Sì, loro, questi, chiunque siano queste persone. Ma quante immani cazzate, fu un incidente. Dei testimoni videro un'auto nera sbatterlo fuori strada. Ragazzi. Oh, quindi avrebbero insabbiato forse tutto. Nate. Che c'è? Ci sarebbe quell'affare che cerchi da 20 anni. Giusto. Bravo Sully che mette a tacere tutti. Ti scopriranno proprio adesso. Ok. Eccoci qua. L. O. Cosa dice? Londra? Dice... Long hidden. Cosa? Shh. Nascosto da tempo, ma che cazzo? Senza offesa, ma il tuo antenato era proprio un bastardo. State zitti, è un anagramma. Esce Jova Show. E risolve l'anagramma. La nave di Drake? Sì. È un indizio.
Deve essere qualcosa nascosto in questa stanza. Ok, dividetevi e cercate bene. Non so quanto tempo abbiamo per... Ma che accidenti cerchiamo? La cerva d'oro. Per cercare, mi sa. Cosa ti fa pensare che sia qui? Deve essere qui. Potrebbe essere a Buckland Abbey, chi lo sa. Cosa? Buckland Abbey è un posto, non ci sei mai stato. Vai avanti. Là c'è una sedia fatta con il legname del... Andiamo prima con i perimetri. Sì, potrebbe essere, ma... No. No, deve essere qui. Anche su? Anche su. Questo posto è incredibile. Tesoro! Una fortuna. Nate, non possiamo star qui a perdere tempo, torneranno presto. Su, amico, spiega. Non c'è nessuna cerva d'oro. Hai messo le corna, fantastico. Cosa che sta in uno scaffale, forse? Io magari una scappata su la farei. Si sa mai. Capisco perché non ci vada. Gappato. Questa non è. Qui nemmeno. Qua neanche. Minchia, che frustrante che è. Ma che coglioni. Boh. Ah, oddio. Eccola là. L'ho trovata. Dove? Lassù. La staccata? La nave di Drake. Così piccola la polena, minchia. E mo invece? Che c'è da fa? L'hai trovata? E? Che dobbiamo fa? Anche perché non mi dice più di utilizzare... il... come si chiama il diario? Però c'è questo da poter usare, attenzione. Ok. Forse c'ho la soluzione. La tira giù. Merda, è una trappola. Sono qui, al riparo. E in testa. Frantumata. Come hanno fatto a non coglierlo, non lo so. Però poi mentre combatti ti colgono, eh. Ehi, qui ci servirebbe una mano. Forza, Nate, andiamo. Che diavolo stai facendo? Prendete il diario e il disco cifrante. Faccio due colpi soli, come cazzo faccio? Devo prendere a botte. C'ho più colpi. Munizioni quasi finite. Prendetegli le armi. Boom. Ok. Va bene, cambiamo pistola, sti cazzi. Tanto ormai ci hanno scoperto. D-
dove andiamo, su o giù? Non si sa. Andiamo giù, va. Sei il figlio. Bello, due headshot così. Proprio a tradimento, eh. Qua si fa tosta. Merda, sono dappertutto. Tanto non anche le bombe, c'è anche un cecchino. Ma che bello. Coprimi. Ok. Ma che bel cecchinello, ma con diro di rondello. Continuate ad avanzare, troveremo un'uscita. Dov'è il bastardo? Oh, a mani nude, trofeo guadagnato, perfetto. Fateli fuori! No, sotto. Ok, la nostra avanzata intanto va avanti, prosegue. E ciao. Non ci si più a mani nude che con la pistola, ragazzi. E ciao. Fucilone, proprio acchiappato al volo. Dove sono i prossimi? Coglili però. Ok, 806 colpi. Strano. Aspetta. Questi ci sanno fare, eh? Anch'io però. Me lo autoattribuisco. T'ho visto, sai? T'ho visto. T'ho visto. Merda, sono dappertutto. Forza! Dobbiamo continuare! Attento, Nate! Chiudere quei pugni è troppo bello. Aspetta. Beh, 3 contro 1 vorrei vedere. Dai, su. Non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro. Ok. Il problema sono quei cecchini laggiù. Qualcuno che ci abbia una cazzo di granata da darmi. Chiedo un amico, eh. Ma dove sono sti cecchini? Ops. Munizioni che non sono abbastanza, però qualcosa ci facciamo. Faccio così. Ha avuto effetto? Ovvio che no. Fuori uno. Vieni su. Fuori due. Minchia come l'ho preso. No, fucile a canne mozze no. Ok. Via. Oh cazzo. Ma se si andasse con la classica pistola? Merda. Beh, non è male. Il laser no. Che poi loro c'hanno ancora la pistola silenziata, ma io... Ciao. Dall'avventura di munizioni? Ma non dovrebbe esserci più nessuno, perché secondo me i laser, ragazzi, sono tipo delle macchine, sono automatici. Cutter, dove diavolo siamo? È la stazione di North Edward, andiamo! Ci devo andare per verificare se è effettivamente così o no. Ho sempre detto, ragazzi, che il nostro fucile da cecchino infallibile è la pistola, guardate qua. Ha una precisione, magari con i danni non è granché, ma con la precisione, ragazzi...
Merda! Quando colpisce in testa non c'è nulla da fare. E ciao. Ups. Ciao. Ok, attenzione. Come l'ho preso? E che non vieni fuori? Perché ti faccio fuori io così. Ma se te le vai a cercare però, è anche giusto che poi tu le subisca. Non ci pensi? È finito. Ops. Ciao. Canne molte sempre da me non desiderate. Perché se fallisci il colpo è sprecato uno dei tipo 5 colpi che ti danno. Mi senti? Usciamo dalla vecchia stazione di Nordhatut. Non posso spiegarti. Abbiamo compagnia. Vai a fanculo te, quel pistolino lì di merda, vai. Ciao. Ops. Testa. C'ho questo vizio di ricaricare appena c'ho qualche secondo libero. Testa. Non testa. Aia. Testa. Ho due teste su tre, eh. Ok. Attenzione. Via. Aspetta che non sono in buone condizioni adesso. Devo un attimo riprendermi. Ok. Di qua. Quassù, presto! Chi è che spara? Trappola come stupidi top! Fermi il lucchetto! No, ci si libera dalla trappola, tranquilli. E ciao! Pensavate, eh? Indietro, indietro! Forza, forza! Via, via, via! E si ritorna all'aria aperta. Grande Chloe. Bellissimo, pensava non lasciasse lì. Non mi avete preso, mi dispiace. Al che il tizio le fa? Perché non accarezzi anche le mie, visto che ora mi tocca inseguirlo? Salute. Ha un lavoro ben riuscito. Già. Vabbè, quello che volevamo l'abbiamo ottenuto, no? Ma sicuramente lo riperderemo da qua alla fine, non vi preoccupate. La mappa lo dimostra. Drake non si è trattenuto nelle Indie Orientali per 6 mesi. Le ha passate ed è andato in Arabia. Bene. E qui si fa interessante. Vedete questa? Questa è la firma di John Dee. E chi è John Dee? John Dee? Uno dei consiglieri più fidati della regina Elisabetta, lo sanno tutti. Sì, sì, era un grande matematico e geografo, molto avanti per i tempi. Probabilmente l'ha inventato lui, quello. Assai dedito all'occulto, intendo agli aspetti più cupi e... Già, firmava ogni lettera alla regina con questo simbolo, per dire che era i suoi occhi. L'origine di 007, vedete, 007. Non proprio pertinente. Quindi fu John Dee a mandare Drake in Arabia? Così sembra, Dee ed Elisabetta. E Walsingham. Ok, ma a che scopo? Domanda da $1,000,000. Ed è qui che arriva T.E. Lawrence, il quale, prima di diventare Lawrence d'Arabia... Gran film. Era un archeologo. Sin da piccolo ero ossessionato dalla storia, da ogni cosa riguardasse i cavalli... Certo, tutti i personaggi doppiati da Claudio Moneta, tranne SpongeBob, sono stronzi, È tutto qui. Ok, ragazzo... Item Kenway. Su questo che cavolo c'entra con Drake? Ora ci arrivo. Riccardo Cuor di Leone... In Assassin's Creed 1, no, o Roberto di Sabbia, non ricordo quale dei due doppiasse. Chiamava l'Atlantide del deserto. Comunque uno che sconfiggi sul finale. Fonti con nomi differenti, Ubar, Iran dei Pilastri, la città di Ottone, ma la storia
è sempre la stessa. Oh, una città di enormi ricchezze, distrutta da Dio per la sua arroganza e inghiottita per sempre dal deserto del Rubalcali. Proprio qui. Mi piace quella parte sulle enormi ricchezze. E per te John Dee e la regina mandarono Drake a cercare questo. Certo, ma soprattutto è ciò che sta cercando Marlo. Ok, ma se Drake fosse stato mandato dalla regina a cercare questo posto, perché questa segretezza? Dico, sembra aver fatto di tutto per tenere nascosta ogni sua scoperta, persino a sua maestà. Non lo so. Scusa, non ho capito. No, aspetta un attimo. Nel caso non ricordassi, l'ultima volta che siamo andati in capo al mondo a cercare una città perduta, non è andato tutto liscio. Sì, ma questa volta siamo in vantaggio. Vedi, Drake aveva solo metà degli indizi. Lawrence, l'altra metà. Noi, entrambe. E Marlo non ha niente. C'è solo un problema. Il deserto del Rubalcali, 1000 chilometri di estensione. Persino i beduini lo evitano. E se anche sapessimo dov'è, e non lo sappiamo, moriremmo prima di farcela. E, aspetta, vedete questi simboli? Sì, sembra scrittura Sabea. È scrittura Sabea, esatto. I crociati cercavano la stessa città perduta 1000 anni fa. Ma di tutti i siti documentati da Lawrence, solo due presentano questi simboli. Uno in Siria, l'altro... Babilonia. No, voi due andate in Siria, noi in Francia. Se seguiamo gli indizi troviamo la città perduta di Lawrence, ne sono certo. E a quel punto, come attraverseremo 1000 chilometri di lande impenetrabili? Beh, è al centro del deserto. Per cui tecnicamente sono 500 chilometri. Oh. Non lo so, troveremo un modo. Improvviseremo al momento, giusto? Esatto. Che ne dite? Che diavolo? Facciamolo. Cavolo. Ed ecco. Scenario base di Uncharted, Francia orientale. Sarà l'Alsazia quelle parti lì. Confine con la Germania. Non dirlo. Beh, a quanto pare proseguiremo a piedi. Proprio lo scenario base di Uncharted, raga. Cosa? Pensaci tu a trovare una cazzo di giungla nel mezzo della Francia. Beh, di certo questa è la direzione giusta. Lo chateau deve essere per di qua. Non è lontano. Forza. Già. Non è lontano? Con te potrebbe voler dire 100 metri come 30 chilometri. Ma che stronzo. Tornatene a casa, va. Vogliamo davvero parlare del Perù? Non ce l'avrai ancora con me, vero? Avevo 15 anni, Sally. Avrei dovuto capire che con te sarei finito in galera in un anno. Eri già sulla buona strada anche da solo, se ricordi. E poi ti ho tirato fuori io, no? Come sempre del resto. Allora, capitolo 6, lo chateau sia.